Giudici, 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 circondato, messo a terra, fa giocare l'arbitro, regolare l'intervento di Girometta, 2 su Magrin, Magrin si libera di 2 avversari, bel lancio, però termine precede l'avversario, Lombardi, batti e ribatti, corno a Trabace, Moreo solo in area, Moreo, corno, corno, messo a terra, corno, rigore! Calcio di rigore, calcio di rigore, entrato in area, corno messo a terra, importantissimo. Trentasettesimo, calcio di rigore per la Caronnese, bel pallone governato da corno che è entrato in area. Adesso si tratta di decidere chi batterà dagli 11 metri. Federico Corno, che come abbiamo detto in precedenza già aveva segnato il calcio di rigore nella partita vittoriosa in Coppa Italia a Caravaggio sul 2-1. Corno contro Merisio, Corno contro Merisio. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Merisio contro Corno, parte Corno, rete, 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 1-0, Federico Corno ancora, Caronnese passato in vantaggio su quel toccaggio di rigore, con calma olimpica, si è buttato bene Merisio ma la precisione di Corno nulla ha potuto fare. Gol della Caronnese con il numero 18, Federico Corno. Dai raga, apposta adesso. Fine partita molto tesa, un'altra vittoria dei padroni da casa, la Caronnese, con me il capitano del capoclassifica Lombardi. Abbiamo fatto molta fatica a portare i nostri microfoni, il terzo anno, finalmente lo porto sorridente. Altra partita tirata, squadra avversaria che va dato a filo da torcere, ci stava il pari, poi è uscito quel calcio di rigore lì sacrosanto che Federico ha trasformato. Tu come l'hai vista la partita? Allora, è stata una partita secondo me molto difficile, combattuta, soprattutto nel primo tempo non abbiamo espresso il nostro gioco che facciamo di solito, però nel secondo penso che siamo entrati in campo più aggressivi e abbiamo alzato i ritmi e alla fine penso che abbiamo meritato di riuscire a segnare. Il Caravaggio aveva dato filo da torcere anche se non tutti eravate al completo, sia voi che loro, e anche oggi si è dimostrata una squadra tosta che non ci stava a perdere, correvano, vi pressavano, insomma la vita dei primi in classifica è difficile. Sì, sì, è difficilissima, loro sono una buonissima squadra e poi arrivati a questo punto qualsiasi squadra cerca di fare il colpaccio e cercare di batterci. Tu, se non sbaglio, come anzianità di presenze nella Caronnese, il giocatore che ha fatto più partite, perciò la società la conosci bene. Volevo chiedere anche a te, rispetto all'anno scorso, dove c'erano più nomi altisonanti, cosa è cambiato? Niente, quest'anno secondo me la nostra forza è il gruppo, che l'anno scorso magari è venuto a mancare in momenti cruciali della stagione. Quest'anno ci aiutiamo tutti, siamo una squadra giovane, c'è anche molta più serenità rispetto all'anno scorso e i risultati si vedono. Anche dopo questa vittoria penso che se c'è in giro ancora qualcuno che storceva il naso nella vostra posizione di classifica si dovrà convincere che la Caronnese, arrivata a questo punto, è una gran bella squadra. Beh sì, a questo punto è innegabile che i valori ci sono, d'altronde se no era impossibile fare tutte queste vittorie, questi risultati utili. Benissimo, io ti ringrazio e ti faccio un bocca al lupo. Grazie. Dopo partita Caronnese-Caravaggio, partita vinta dai padroni di casa per 1-0 con un calcio di rigore realizzato da Corno, al 37esimo del secondo tempo ha lasciato un po' di amaro in bocca sia al mister che ai suoi giocatori, perché secondo il nostro punto di vista ottima partita, ambedue le parti si sono fronteggiate bene, non si vedeva la differenza dei punti in classifica, a dire il vero. Quelle partite che si decidono su un colpo, gioco, palla inattiva o punizione, rigore. Ripeto, da parte nostra si fanno i complimenti per Caravaggio, si è dimostrato la miglior squadra che abbiamo visto su questo campo. Adesso lascio la parola al mister per le sue
considerazioni? Ma potrei fare a meno di parlare, perché quando la gente che è al di fuori del rettangolo di gioco e analizza la partita come ha fatto lei, è chiaro che non posso aggiungere niente. Ma al di là di quello, anche se avessimo meritato di perdere, l'episodio del rigore lascia l'amaro in bocca, perché i rigori o ci sono oppure non è che noi siamo l'unica squadra che non ha ancora tirato un rigore, quando episodi grossi ne abbiamo avuti parecchi, al contrario siamo la squadra che subisce più rigori, senza che mai ci fosse rigore sacrosanto contro. Anche oggi, non lo so voi dalla tribuna come l'avete visto, allora, se io mi metto a protezione della palla e della porta e tu mi vieni addosso, è difficile che sia rigore, è più facile che fai fallo all'attaccante. Se poi invece l'altro che è distante valuta sempre così, poi aggiungiamo che ha avuto anche la palla per fare l'uno pari nelle mischie finali che abbiamo avuto, con una palla rimasta a terra e non siamo riusciti a calciare col portiere che oramai era fuori posizione, e fino a quel momento lì, come avete visto anche voi, abbiamo fatto un'ottima partita. Però sono sempre i discorsi, sì, il punto non cambiano il risultato è questo. Come le dicevo, giustamente nella sua posizione i complimenti sì, fanno piacere fino a un certo punto, ma i punti se ne sono andati. Però è chiaro che è un punto che lasciamo sul campo. Ho detto prima, la partita è importante uscire da qua con convinzione di quello che possiamo fare, insomma, nel giro di 3 settimane. Sì, beh, ma mister, mi perdoni, la squadra c'è, si è vista molto bene. Nel giro di queste 3 settimane abbiamo affrontato Voghera per Pergolettese e voi 2 volte, e tutte le 4 volte siamo usciti perdendo, sempre per un rigore, sempre con molte discussioni, perché poteva andare con un briciolo di fortuna che è fondamentale anche per fare i punti. Domenica abbiamo vinto in queste 2 partite, dopo la sconfitta di Voghera pensavamo a fare 2 pareggi, abbiamo vinto domenica facendo un grosso favore al Caronnese, per quello che spero che almeno oggi poi se le discussioni che si fanno dopo magari si esagerano i toni, anche io magari esagero tante volte, io dico ai miei come trancialo in due, inteso per far capire che ogni tanto bisogna anche fare fallo per spezzare l'azione, ma non per la cattiveria di fare cose. Per cui è la stessa cosa sul fallo, tu sai che un giocatore va a cercare quello, all'inizio vado con decisione, faccio fallo, però lascio anche il segno, nel senso ho fatto fallo, buono, no? Quelle mezze cose che ogni tanto, per cui i 2 punti messi lui ne abbiamo fatti 3, però volevamo uscire anche oggi con la convinzione che se giochiamo e stiamo attenti, concentrati come abbiamo fatto in queste partite, possiamo fare la nostra classifica e il nostro campionato, per cui questo era l'obiettivo. C'è il rammarico perché la prestazione, come ho detto, c'è stata e punto, probabilmente l'avremmo meritato alla grande. Comunque le ripeto ancora, guardi, considerazioni che fa uno che non è di parte, sì, perché sì, come no, l'ho detto, ho visto una gran bella squadra, ad esempio una bella impressione l'ha fatto quel 94 lì, numero 7, quel ragazzo biondo, c'era dappertutto, Girometta lo conosciamo chi è, Magrini centrocampo, abbiamo fatto una buona gara, che non potevamo, siete dimostrati una bella squadra quadrata, chiaro che esatto, non potevamo pensare di venire qua a dominare il lungo e il largo creando occasioni, ma gli avete messi lì che lo 0-0 ci stava bene, no, ogni volta che prendevamo la palla spesso davamo l'impressione di poter fare qualcosa anche di serio attaccando, infatti più di una volta cross deviati con calcio d'angoli spesso, cioè, eravamo spesso e volentieri anche lì, e penso che anche l'avversario non aveva quella tranquillità e sicurezza nell'attaccarsi, perché sapeva che poteva rischiare anche nelle ripartenze nostre. Però è chiaro che era l'obiettivo, e se ci fosse stato anche i punti saremmo stati più contenti. Comunque mister, lei che ha affrontato 2 volte la Caronnese, appena visto la Pergolettese e Voghera, un parere spassionato, un giudizio, come vede la Caronnese, come può andare a finire questo campionato? Non rivede magari in piccolo il suo stericato? Sì, no, ma lo rivedo, perché sai, anche noi l'anno scorso spesso dicevano non è la squadra che gioca il miglior calcio, non 38 partite nessuno le gioca bene, ok, noi abbiamo fatto una serie di partite strepitose, altre dove bisogna vincere col cuore, con un pizzico di fortuna, senza quello la classifica non le fai sia per salire sia che per salvarti, punto. È chiaro che se mettono un giocatore ancora importante, importante vuol dire che possa servire alla squadra, importante no che venga dalla Serie A, dalla Serie B. No, uno importante per il loro, come lo può vedere il loro allenatore, dove potrebbe servire per dare un ulteriore salto, è chiaro che rischia, dico questa parola rischia, ho capito, di vincere il campionato. Però è chiaro che Voghera e Pergolettese penso che non lasceranno nulla di intentato prima di mollare le potenzialità, sì. Però è chiaro che si continua a fare questi risultati anche nelle giornate dove quando gira bene bisogna anche sapere. Mister, la ringrazio, okay. Un grosso in bocca al lupo.
Dopo partita tiratissima, Caronnese Caravaggio, è uscito vittorioso la squadra del cui presidente mister, 1-0 sbloccata su rigore. Fino a quel momento pareggio ci stava, due squadre si sono comportate bene in campo, Caronnese solita, ha trovato un avversario ostico come il Caravaggio, 4-5 in difesa, ripartenze, correvano, palloni alti, emergevano loro, poteva essere solo sbloccata da un episodio come di fatti è successo. Mister, lei come l'ha vista? Ma ce l'ha tutto lei, le giro il patentino, viene magari in panchina la prossima volta con me. No, l'analisi mi trova decisamente dalla sua parte. È una squadra ostica, è una squadra fisica, è una squadra che si presenta spesso a 5-3-2, non ti fa giocare, squadra esperta, e nelle palle native hanno centimetri, hanno misura, e diventa difficile, perché poi, cioè, al di là che in questo momento battere la Caronnese è un po' l'input, penso, degli avversari, e il fatto di non farci giocare è un tema che da due o tre partite si ripete, e loro con caratteristiche del genere sono agevolati. Ha detto bene, siamo partiti bene, abbiamo avuto subito l'occasione con Ligori, se li si sblocca cambia la partita, andiamo negli spazi, andiamo nelle caratteristiche nostre, però devo dire che la squadra non è stata la miglior Caronnese della stagione, però ha visto dopo il gol lei, dopo il gol ha ricompattato bene, è una squadra che ha voluto vincere la partita, ha cercato di vincere la partita, e siamo stati premiati, da un po' tutto il gruppo. Sì, in effetti lei ha detto il Caronnese un po' così, ma io darei del merito appunto anche alla squadra avversaria, perché è molto quadrata. Adesso io non avevo visto la partita di Coppa Italia, forse vi ha studiato, il loro allenatore nell'ultimo arrivato ha preso delle contromosse, la miglior squadra che ho visto qua, perciò doppiamente merito voi, sempre con la posizione di classifica alta, sapete che tutti che vengono cercano di battervi, riuscire ugualmente a portare a casa 3 punti è motivo d'orgoglio. No, sono d'accordo, ma è proprio la caratteristica, indipendentemente da Crotti, che sono d'accordo che è un ottimo allenatore, la caratteristica di questa squadra in Coppa Italia è stata sulla farsariga. Abbiamo fatto gol noi su palla nativa, ci hanno preso una palla nativa, poi rigore contestato, allora la partenza del fallo in fuorigioco sì, fuorigioco no, che lascia il tempo che trova, però è proprio una squadra che ha questo tipo di caratteristica, non far giocare l'avversario e cercare di colpirlo poi sull'errore dell'avversario. Infatti l'equilibrio della mia squadra sicuramente è stato premiato, perché abbiamo concesso pochissime ripartenze, il fallo tattico ci sta anche dopo il gol, 4-5 mischie, ma in effetti è una squadra così loro, se non sblocchi, non vai in svantaggio, loro rimangono lì e poi giustamente giocano fuori casa, per loro avevano due risultati, voglio dire, il pareggio e la vittoria, e così, quindi in merito va la squadra che è andata sempre in situazione di equilibrio, non di squilibrio, perché poi in un attimo ti puoi far prendere dalla frenesia per cercare di vincere subito la partita e ripartono e vai in situazione di svantaggio. Prima di lei, appunto, con l'intervista che ho fatto a Crotti, che mi ricordava che uscirono da 3 partite, loro sono stati sconfitti a Voghera, poi ha battuto il Pergolettese facendogli un favore. Poi per concludere gli ho chiesto se non c'era qualche attinenza nella sua squadra, Caronnese, col suo steril guard dell'anno scorso, nel senso che gli addetti ai lavori così non ci credevano poco, non erano favoriti, però giustamente mi ha detto: siete una gran bella squadra, se con un innesto giusto vi vede vincitori. Lo ringrazio, poi gli offrirò da bere. Allora, due parole sullo steril guard. Onestamente l'anno scorso ha vinto meritatamente il campionato, perché è stata la squadra che è partita meglio, come voi adesso finora. Sì, è partita meglio e ha gestito benissimo questa grande partenza, poi ha dimostrato coi risultati, coi fatti, di meritare la vittoria del campionato. È una squadra un po' diversa però rispetto alla nostra, nel senso Paci, Girometta, Sandrini, che in questo momento gioca ancora in C2, nel Castiglione che è secondo in classifica a oggi, Arioli che l'abbiamo incontrato domenica, un giocatore estremamente di categoria, Tognassi eccetera eccetera, poi qualcuno mi scappa. Questa è una squadra diversa, questa è una squadra che magari è un po' più operaia, è una squadra che ha una filosofia in questo momento importante, di gruppo, che tutti corrono, tutti lo spirito di sacrificio, e dove sono le nostre qualità sono lì da vedere. Quando ripartiamo siamo una squadra che in questo momento, in queste 10 partite, ha dimostrato
che accompagniamo bene, ha dimostrato che riconquistiamo palla e riusciamo a sfruttare al massimo gli spazi. Poi quando si tratta di palleggiare, oggi un po' meno, ma bisogna dar merito anche all'avversario. Un innesto, io dico che sì, ci stiamo guardando intorno, un qualcosa faremo, perché abbiamo bisogno, perché siamo una rosa decisamente tirata, e dopo 10 partite di campionato e 3 di Coppa Italia abbiamo bisogno di qualche innesto per far rifiatare qualche giocatore, ma sicuramente voglio dire mirati soprattutto su giocatori che possono sposare il progetto, tendenzialmente abbastanza giovani come vuole la società, e per andare a ricoprire qualche ruolo. Ricordiamoci che la fortuna nostra che non c'era Corno e c'era Ferré, abbiamo perso Ferré che sarà da martedì aggregato al gruppo, abbiamo ritrovato Corno e mi sembra che sia un giocatore che abbia in 5 partite 4 gol determinato decisamente un sempre, lei sa che io ho sempre sostenuto Federico Corno, quindi anche il pizzico di fortuna che si fa male uno rientra l'altro, speriamo di non avere un infortunio, un acciaccato e uno squalificato, perché sennò non so se vuol giocare lei davanti, che io non gioco di sicuro, non so, vediamo. Andiamo avanti. Va bene, mister, guardi, io parlo con i ragazzi così loro sono consapevoli di essere un gran bel gruppo, hanno raggiunto un bel punto di forza e sono uniti e ci credono, e ripeto, se la società l'ascolta e gli fa un bel acquisto, andrete lontano. Ah, me lo auguro, mi fa piacere che le ha sentito i ragazzi, perché è un dato di fatto, hanno creato giustamente con i risultati, col lavoro, un buon gruppo, si aiutano a vicenda e queste situazioni ti portano sicuramente lontano, indipendentemente dal fatto che vinci o dal fatto che non vinci o dal fatto che qualche partita, speriamo più lontano possibile, si debba anche perdere, per l'amor di Dio. Andiamo avanti così, partita dopo partita. Grazie mister, in bocca al lupo. È con noi il numero uno della Caronnese, Ziglioli, nome? Luca Ziglioli, scusa. Partita tiratissima, ultimi minuti palpitanti dopo che eravate passati in vantaggio. Finora lo 0-0, squadre uguali in campo, il pareggio ci stava tutto. Partita si è decisa sul calcio di rigore di Federico Corno. Poche occasioni da parte dell'altra, impegni frammentari, non grosse parate. Altri 3 punti nel carniere. Tu come l'hai vista la partita? Ma ho visto una partita in cui la Caronnese ha sempre avuto il pallino del gioco dalla sua parte. D'altronde il Caravaggio aggrediva molto alto e questo ci dava molta difficoltà, ma siamo riusciti a stare calmi, a tenere il possesso della palla e a colpire nel momento giusto, grazie anche a una grande giocata di appunto Corno. Caravaggio, che ho visto tutte le squadre che sono venute qua, fortissimi fisicamente, gioco aereo, hanno quasi sempre il loro sopravvento, in area si giravano pericolosamente tipo al 9 giro merda, così tu dovevi avere gli occhi aperti, uscire sempre a tempo, e gli ultimi minuti tutti tremavano un po'. È normale, una volta che si è fatto il gol è normale che loro abbiano avanzato il loro baricentro, però ci sta nel calcio di soffrire gli ultimi 5-10 minuti. L'importante è che questa squadra è restata unita, e non abbiamo appunto preso questo gol e siamo riusciti a portare a casa 3 punti che sono importantissimi. Allora, domanda di pragmatica per un giocatore nuovo come sei te. Che ambiente hai trovato alla Caronnese e come ti stai trovando tu anche vedendo la squadra che sta andando bene con questo primato in classifica? Come ti sei trovato in questa società? No, devo dire che questa società è molto molto attenta, molto, lancia molto i giovani, punta molto appunto su questi giovani e appunto vuole anche, come dire, farli crescere con di fianco alcuni vecchi importanti. La società è molto importante, si vede subito, e poi io personalmente mi sto trovando benissimo. Il gruppo, tutti i compagni, i ragazzi, vi trovate molto bene, siete molto uniti, perché io conosco, parlo con loro, l'aria che si respira è ottima. Certo, io personalmente un gruppo del genere non l'avevo mai visto, tutti disponibili, tutti a disposizione l'uno dell'altro, e può essere anche la nostra forza questo. Benissimo, ti ringrazio, un gran bocca al lupo. Dopo partita Caronnese Caravaggio, vittoria dei giocatori di casa, con me
Marietti può giocare a pallacanestro come Moreo, mi fa fare le figure, mi fa sembrare un nano, a parte le battute. Partita tiratissima, loro vanno impegnato, lo 0-0 quasi alla fine prima del rigore di Federico Corno era meritato, perché sono stati una bella squadra, voi vi siete dati da fare, forse non al 100% come altre partite, comunque ottima partita. Tu come l'hai vista? Vittoria sofertissima, forse anzi la più sofferta di quelle che abbiamo fatto in questo inizio di campionato. Merito sia del Caravaggio, che nel primo tempo e anche nella prima parte del secondo ha corso molto venendoci a pressare subito alti, e questo ha fatto sì che rispetto alle altre partite non riuscissimo a impostare il nostro solito gioco. Siamo stati comunque bravi ad adattarci a un tipo di situazione che fino ad oggi non si era mai presentato. Abbiamo comunque subito poco, alla fine siamo stati premiati con questo rigore a poco dalla fine. Questo testimonia che questa squadra non molla mai, e anche in una giornata magari non brillantissima come oggi riesce ad ottenere un'ulteriore vittoria in questo inizio di campionato che onestamente in pochissimi si aspettavano. Partita che non avevo mai visto. Oggi hanno prevalso più loro nel gioco aereo, a parte che te, Emanuele Bruni, non vi deve insegnare niente nessuno nelle palle alte, però tutti gli altri punti del campo, il loro fisico così, avevano sopravvento, molti palloni spioventi in area, bisogna essere attenti e svegli per sventare le minacce. Sì, noi siamo una squadra che non è strutturata fisicamente in tutti i suoi elementi, salvo qualche eccezione che stavo per dirlo, è una squadra più votata al gioco, palla a terra, non fisicamente nella globalità non siamo una squadra pesantissima, questo ovviamente in partite che si mettono come quella di oggi, in certe situazioni finisce che andiamo in difficoltà, però ripeto, comunque con qualche rimpalo, qualche raro pericolo, anche oggi siamo riusciti a non subire gol. Continuiamo così, l'unica cosa da fare è continuare così, perché obiettivamente 9 vittorie in 10 partite credo che non possano essere comunque un caso. Esatto, tu sei un giocatore nuovo, domanda di pragmatica come l'ho fatto ai tuoi colleghi il primo anno che sono venuti a Caronno, una cosa pensavi di trovare e come ti trovi nell'ambiente caronnese? Allora, pensavo di trovare più o meno quello che poi in realtà ho trovato, perché ovviamente prima di venire qui, oltre a parlare con la società, ho anche sentito diversi pareri. Tutti mi avevano garantito che era una società seria, con dei buoni programmi, fatta di gente per bene. Poi ovviamente finché uno non tocca con mano, non può mai essere sicuro al 100%, non posso che confermare quanto di buono mi era stato detto. Allora tu sei convinto che questo gran bel inizio di campionato avrà un seguito? Io dicevo prima a Corrado, così parlo anche con i dirigenti, magari un rinforzino, avete la forza interna di pensare di arrivare in fondo? Io credo che una squadra che fa 9 vittorie in 10 partite abbia già risposto a questa domanda. Chiaro che durante l'anno incontreremo dei momenti di difficoltà, sarà impossibile tenere questo rullino di marcia, perché obiettivamente sarebbe... cioè, finiremo il campionato con 90 punti, dovremo essere bravi quando arriveranno i momenti di difficoltà a non deprimerci, a non farne una tragedia, perché comunque siamo consci che arriveranno. Per il momento ci godiamo il momento e sicuramente non molleremo. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci.